L'alloro è ottimo per insaporire i nostri piatti, ma non solo. Secondo diversi studi è un toccasana sia per il corpo che per la mente perché, a quanto pare, ci riempie di energia, ci rende meno stressati e allevia vari disturbi a tutto vantaggio della salute psicofisica. Ma vediamo nello specifico quali sono le sue proprietà e come sfruttarle per sentirci più in forma. Il linalolo contenuto nell'alloro si dice abbia un effetto calmante che può aiutare in caso di stress, sebbene questa pianta ne contenga una percentuale piuttosto bassa. Il miglior modo per beneficiare di questa proprietà consiste nel preparare un infuso a base di foglie di alloro e berlo. Oppure versare qualche goccia di olio essenziale nella vasca da bagno. L'alloro aiuta la digestione. Viene spesso consigliato a chi soffre di inappetenza e a chi soffre di bruciore di stomaco o disturbi simili. E una ricerca del 2019 ha evidenziato le proprietà benefiche delle sue foglie in caso di dolori addominali, infezioni gastrointestinali, flatulenza, gonfiore, costipazione e diarrea. Per beneficiare delle sue proprietà digestive, utilizzate le foglie per insaporire i vostri piatti. Ritroverete il benessere. Non c'è cosa più fastidiosa del mal di denti. Per ritrovare le energie potete preparare un infuso a base di alloro e utilizzarlo per fare dei gargarismi. Dovrebbero portare almeno un po' di sollievo. Secondo uno studio pubblicato nel Bollettino Biologico e Farmaceutico, l'alloro ha notevoli proprietà antibatteriche e viene considerato un ottimo disinfettante per le vie respiratorie, utile anche per alleviare tosse, sinusiti, influenze. L'ideale in questo caso è fare dei suffumigi a base di foglie. L'olio essenziale di alloro viene utilizzato per purificare gli ambienti e al tempo stesso per fornire energia. Basta versarne in un brucia essenze alcune gocce e lasciare che l'aroma si diffonda negli ambienti della casa. L'infuso di foglie di alloro viene consigliato come disintossicante per il corpo. Lo si può preparare con 6 foglie versandole in 250 ml di acqua. Appena l'acqua inizia a bollire, toglietelo dal fuoco e lasciatelo fermo per una decina di minuti. Filtrate le foglie e bevete.